Allora tutto a posto. Come? No, cos'è, ma non è possibile. Ma non è possibile, ma come ti avevo trovato questo bello posticino? Ma tu ti rendi conto, ne dici? Ma come andavi lì mio cognato a così bello? Ma tu hai capito che andiva a fanite? Se trattava di fare una scopatella ovviale, quando si rompeva qualche tapparella a conciavano, era un factotum. Ma come chi lo teneva pure la casarella a primo piano, là? Ma io non lo so, ma insomma, tu per la vita mi hai fatto la capa tanto e ne trovo qualcosa per me, per tanta gente a tutti, trovo le vostre fatiche. Poi quando vuoi trovare la fatica non volete fare, ma quelle non ci sta niente da fare. Uè, volete rimanere voi così, non c'è niente da fare. Ma come una cosa così, per credere che un bello stipendiuccio. Cioè, chi non mio cognato rimane la mattina da aspettare pure. Chi l'ha fatto pure la divisa, benedetti di, ma come si può fare? Ma poi dice, non fa niente. Dice, ho capito, forse era troppo umiliante per te il lavoro che ti avevo trovato. Vabbè, dice, ci sentiamo la prossima volta, sì. La settimana che trasma mi pare che hanno cagnato il direttore lo banchi di Napoli, tu facci sapere. Dice, ma va a te, ma ci faccio. Oh, sei pazzo. Buongiorno, nene, ma qui ti stiamo appiccicando. Con Vincenzo è spaticato, eh? A capo. Gesù, che ha fatto? Ma tu ti rendi conto? Ma tu ti ricordi quante volte che sei messo in te il cervello? Trovatemi un posto, in tuo salone, era tanta gente, come? Avevo trovato un posto, ti ricordo, da casa dei miei cugini, non ha fatto che la mia. Chi le ha telefonato, mi ha detto, no, non puoi, te ne che fa? Beh, può essere, te ne che fa. Ma come può te ne che fa una persona che non sa fare niente? Non sa fare niente? Uno che non sa fare niente, come può tenere? Io sapevo che era un uomo pieno di incontinenze. Che si pisce sotto, non ho capito. E ti incontinenze? Pieno di competenze. Uffa, buongiorno a tutto quanto. Che okay, mamma mia, donne, scusate tanto il ritardo, non mi riesci no, ma io ti vedo, ma che sta? Sta pallida, Stoppa, ma ci bisogna paura. E perché? E in mezzo al traffico sono rimasto bloccato con mezzo all'incidente, Brito. Mezzo all'incidente. Un albanese, saltato sotto una vecchia. Meno male che la povera Febe non si è fatta niente. Ma è incredibile. Questi stranieri sono diventati nuovi kinder della strada. Nuovi kinder della strada. Dacci una killer, si dice. Anima, killer. Killer. Albanese. Ma Dio sa, vabbè, io vedo che tu parlate lo stesso linguaggio, Qua stiamo diventando razzisti, ragazzi. Qua stiamo scivolando nel razzismo e non ce ne si fa conto. Mamma mia, come fai nere con albanese? Con albanese, ma che l'hai trovato? Te lo faccio a piedi. No, ma il signor albanese, hai capito? Chi lo va a essere suo e poteva essere coccolù. Poi le sfortune, le guerre, le cose, chi l'è venuto in Italia, mi sa buscare forse, hai capito? L'albanese, ecco, vedi. Annarella è venuto bella, precisa. Cadine qua e ha detto, l'albanese, una vecchia su. Si era in italiano. Avrebbe detto almeno un tizio, un caio, o Vicenzo, o vecchio, o giovane, no. Per l'albanese neanche il caio, manco caio c'è visto. Non sapete che la c'è questa è una cosa che sta dilagando in Italia. Ma tu, voi avete visto che a Verona niente meno non buoni giocatori negri? Mettere in strisciuna antirazzisti, hai capito no? Chi lo si era allora, si è uno in uso sotto la macchina, diceva, ha fatto buono l'albanese. Mi piacerebbe la napolità, questi non sono affari nostri, capito? Loro sono i razzisti. Ma io quello che dico io, no, se noi volessimo pensare che ormai certi lavori, se non tenessimo a questi poveri gente che vengono di Roma, Roma, di all'Albania, di all'Africa, che noi abbiamo fatto nessuno ci vuole avere piatti, nessuno ci vuole avere pezzi, nessuno ci vuole fare niente. Cavoli, fa tutto quanto gli impiegati e vanno, nessuno lo fa contare, né pumaroli, chi va a cogliere? I poveri negri, i poveri africani. Hai capito no? Ma i poveri che ci sono il lavoro quando possono. E infatti sì, il signor Leonardo, devi sapere una cosa, che il signor Leonardo c'ha il giardinetto. Non vuol dire, e sai chi glielo spazza il giardinetto al signor Leonardo? Un negretto. Sì. Lui chiama il negretto per farsi pulire il giardinetto. Ti faccio pure unire, ti fa. Quando chiama il negretto per pulire il giardinetto, lo dobbiamo pagare al negretto. E io lo pago, che no, non dobbiamo pagare al nero, capito? Tu non devi pagare al nero. Ma scusate, non c'è papà al nero, non c'è papà al nero, ma perché c'è papà al nero? Non c'è capito, vogliamo. Al nero significa che non gli devi dare la squallida paghetta, capito?
c'era la paghetta e poi ci devi mettere anche i contributi, esatto. Capito? A chi c'era questi contributi? All'Inps. All'Inps? L'istituto delle pensioni? Che le sta sempre in deficit. Che chi sei i soldi vostri, che fino fa? Mi dite, ma i soldi ci porta, ma non dai! Ma che te ne importa a te? Tu devi fare il tuo dovere da datore di lavoro. E ti ha matacchino, ti ha fatto un lavoro e tu gli devi dare qualcosa per la pensione, per la vecchiaia, capito? Noi questi qua perciò si sentiranno per tutta la vita sempre dei clandestini, perché noi non li trattiamo come esseri umani, come trattiamo come esseri umani. Li dobbiamo regolarizzare. Li dobbiamo regolarizzare, ecco la parola sale. E secondo te ci conviene allo straniero? Io mi ci metto in coppa un giornale che niente meno che il debito pubblico italiano, il deficit, niente meno che è arrivato a 44 milioni a capo, a te. A capo, e nel calcolo. Sono le statistiche. No, e nel calcolo sono compresi anche gli stranieri, quelli regolarizzati con voto. O li guaierebbe, o li regolarizziamo. Sì, a questo punto loro ci verranno a prendere diritti e doveri. Poi queste stronzate che tu leggi le statistiche, capito? Ho fatto 44 milioni, com'è? A testa. 44 milioni di debito a testa. Non erne debito. Significa che a Berlusconi, per esempio, tieni 100 miliardi di debito. Ha già fatto la televisione e cocca da cocci, capito? Mi hanno giù. E allora queste sono le statistiche del cacchio, capito? Una cosa, non c'è che ognuno di noi hanno 40 milioni di reddito, stati bene 40 miliardi e io e te, tutti neri. Ma quando mai? Io fatico la mattina a sera, comunque vado a fare un po' di caffè, a mangiare la macchinetta che la cacca cercata da ieri mattina. Ma che intendi? Sì, dai, falla fare un pollo senza caffè, così se ne leva che la puzza... E allora suo pure le dire. Che la puzza d'alluminio hai. Hai scritto. E noi la ricordi che la notizia che cercavano 1500 operai al nord, là. Qua dice che non è vero più niente, dice che l'imprenditore interessato ha detto al ministro Letta che lui non ha mai chiesto operai dal mezzogiorno. E per forza ha ragione, che le cose buone si fanno a prima mattina, capito? Il lavoro si fa a prima mattina. Ah, ne ci metti in pure. E per forza. Ecco qua, un caffè. Sì, la misa a fuoco, caffè. Ma che la tu? Faceva una mancina. Subito se fu un caffè. Uno lo mette a fare, poi deve salire. E si mangia, come dire tu a te, figo. Il caffè è tutto ritto. Si mette un cupo di la coppa. Sì, però io la macchinetta che la cama dritto bucio, l'ha già fatta ieri. Quindi Leona la prende poco il caffè, la fa presto. E non fa guai. Speriamo, non fa guai. Ci ha venuto, si sente che la comunità... Che succede? Leonardo! Leonardo! Non si passa niente, si passa niente. Ma non la mettono una lampadina più forte, la dita non si vede niente. Ma non ti fai fatto tu, io che lei la voglio non si. Ma d'accordo, guarda, anzi sai che faccio? Ti regalo una bella lampadina. Ma perché? Non è buona te? Ma per regalo combinato. Ma che deve essere buono? Ti regalo una bella lampadina, la giretti l'altro giorno sul giornale, una lampadina che consuma poco e niente meno dura 50 anni. Ah, così da può mettere pure quando muore un coppani. Ah, a te, ti capire. Guarda, la lampadina. Io a te non t'accatto, manco un lumino quando muore. Manco un lumino di me. Ecco, me lo fotto, pare che ha già leggero oggi o no. Però, tu quasi qui vengo a piscina. Comunque è successo noi alla dinta, penso che il caffè non ce lo potremmo pigliare proprio più. Comunque, ma fammi te ne va a piccicare. Castani, chi sti problema? Teniamo chi sti problema a parte la guascina di mattina, mi dovete credere, non sappiamo che la gamma cucina, che la gamma mangiava, ho fatto la mucca pazza, penso che è più importante lo fatto la lampadina. Comunque quello poco... Secondo me... Dici. No, perché secondo me si sa che Berlusconi ci ho risolvisto un problema. Ah, sicuramente ci ho risolvisto un problema. Berlusconi ci ho risolvisto un problema, la mucca pazza. E perché che fa? Si è ci fa mangiare, solo carne bianca. Chi lo russo l'ha mai potuto aprire? E ce ne torna, quello russo. A proposito, come si fa? Perché io sono in un manicomio, sta mucca pazza. Mi dimentico un macellaio vicino a casa mia. Sentite che ha combinato. A parte che c'ho il titolo che era un negozio e in un programma. C'è scritto desideri carnali. Beh, io vado a Questa crisi che c'è sta, mi c'è un bello quartiere fuori a chiunque si viene andato a comprare 100.000 lire di carne, ci do una sveglia in omaggio. Ma perché si crede che la gente sta andando in un mezzo? Però dico io, ammesso che tu lo trovi a qualcuno che sta in un mezzo, e tra i due negozi a cazzo 100.000 lire di carne, tu che fai ora che non la spendi? Ma allora ti provi scemo! Intanto con chi sto fatto la mucca pazzi, poi che le volesse capire, non scena mattina, ma che sa da mangiare? Beh, che devo mangiare? Una cosa, fatta una bella spina. E come la faccio? Alla pazza!